Buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura la cronaca, due truffe ai danni di due anziani, un 92enne di Chieti e un 79enne lancianese, sono state scoperte dagli agenti della squadra mobile della Questura di Chieti. Due giovani campani di 23 e 36 anni sono finiti agli arresti domiciliari. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Siamo riusciti tramite, diciamo così, il traffico telefonico ad individuare effettivamente da dove partivano queste chiamate, queste telefonate, e le telefonate partivano da Napoli. Mentre erano al telefono con questi personaggi, diciamo la regia che appunto si trova a Napoli, i due personaggi che poi abbiamo diciamo, tratto in arresto venivano, si portavano presso le abitazioni dei due anziani. Nel primo caso sono stati chiesti 2.300 euro da un fantomatico nipote che chiedeva all'anziano nonno di ricevere un pacco per suo conto. L'anziano, non avendo a disposizione quella somma di denaro, si rendeva disponibile diciamo, a prelevarla presso l'istituto bancario e in questo caso i due napoletani lo hanno addirittura accompagnato presso l'istituto bancario e dopo aver diciamo, prelevato 2.300 euro sono andati via. Dopo un'ora circa da questo primo episodio i due soggetti sono portati nella zona di Lanciano dove diciamo, con il medesimo copione sono stati in questo caso presso l'anziana di Lanciano dove si sono fatti consegnare la somma di 800 euro. Vogliamo ricordare qual è buona norma, come è giusto comportarsi quando si ricevono queste telefonate, quando bussano sconosciuti alla porta, soprattutto in case di anziani. Gli accorgimenti sono quelli che sono un po' i cavalli di battaglia della nostra iniziativa, cioè non lasciarli da soli. Non ci sono, ripeto e ribadisco, forze dell'ordine di qualunque divisa e giubba che possa andare al domicilio di una persona e chiedere il pagamento di una multa in contanti. In banca non recarsi mai da soli, ma affidarsi sempre a qualche parente, anche ad un amico, il famoso vicino del pianerottolo, che può essere anche importante, in maniera tale da non lasciare l'anziano da solo. Sono tutte situazioni che vanno valutate e che, ripeto, devono elevare un po' la coscienza sociale, un po' di tutti e della famiglia, perché lasciare l'anziano da solo significa poi lasciarlo in preda di gente senza scrupoli. E adesso torniamo a occuparci della questione dei concerti spiaggia di Lorenzo Cherubini, perché dopo il no a Vasto e Pescara, il Jova Beach Party potrebbe tenersi il prossimo 7 settembre a Montesilvano, dove l'amministrazione comunale è al lavoro senza soste. E vediamo meglio nel servizio. Noi ce la stiamo mettendo tutta, sicuramente stiamo lavorando sotto traccia e con prudenza, nella misura in cui comunque al di là del lavoro svolto in questi 10 giorni che ha visto la nostra amministrazione tutta lavorare per dare migliori risposte a chi poi dovrà decidere, ci sono poi appunto dei pareri importanti che sono quelli della Prefettura, della Questura, ma anche dei Vigili del Fuoco e di tutti coloro che si occupano di questa. Insomma, degli eventi, motivo per il quale usiamo la massima prudenza, però siamo pronti e onorati ad ospitare questo concerto, ce la stiamo mettendo tutta, come detto prima, con la speranza poi che non ci siano elementi che possano andare a inficiare all'ultimo momento l'evento. Per noi sarebbe una grande soddisfazione, un grande colpo, nella misura in cui Montesilvano sarebbe il protagonista di un evento che porta 40.000 persone certe sul territorio abruzzese, motivo per il quale non soltanto Montesilvano ma anche tutto l'Abruzzo avrebbe ricasco degli elementi positivi per il territorio. Sindaco, qual è l'area che è stata individuata per ospitare eventualmente l'evento? L'area individuata è il tratto di spiaggia compreso tra gli stabilimenti Bagni Bruno e stabilimenti Sabbia d'Oro, a ridosso quasi della Stella Maris. È un'area che gli organizzatori hanno da subito colto positivamente. Si dovranno essere messi in atto delle operazioni che porterebbero appunto quell'area a essere in qualche modo idonea, ancor più idonea. Noi ce la metteremo tutta anche in concerto.
appunto con gli enti sovraccomunali che sono fondamentali in questo. E adesso la politica. Ricucito lo strappo con la Lega, all'Aquila la giunta regionale ha nominato i 5 direttori di dipartimento. Diverse le conferme dei capi dipartimento nominati già dall'ex governatore Luciano D'Alfonso, mentre il direttore generale sarà l'ex amministratore delegato di Trenitalia, Barbara Morgante. Sono stati nominati in regione 5 direttori di dipartimento. La Lega abruzzese aveva deciso di mostrare i muscoli minacciando di non partecipare più alla giunta, ma l'incontro all'Aquila tra le componenti del governo regionale ha ricucito lo strappo in seno alla maggioranza e così è giunta la fumata bianca sulle nomine dei 5 direttori di dipartimento. Il ruolo di maggior prestigio, quello di direttore generale, se lo è aggiudicato Barbara Morgante, 57enne teatina, ex amministratore delegato di Trenitalia. Capo Dipartimento del Bilancio e delle Risorse Umane è Fabrizio Bernardini, pescarese, ex segretario generale della provincia di Pescara. Per le infrastrutture e i trasporti è stato confermato il guardiese Emidio Primavera, mentre per il Dipartimento della Salute è stato nominato l'attuale direttore generale dell'ASL di Teramo, Roberto Fagnano. Capo Dipartimento dello Sviluppo Economico e del Turismo è invece Germano De Santis, già dirigente regionale. Ha vinto la linea della Lega, ha dichiarato a margine il deputato del Carroccio Luigi Deramo. Caso curioso è che per Bernardini e Primavera si tratta di una conferma. I due infatti già ricoprivano lo stesso ruolo nel governo di centrosinistra guidato da Luciano D'Alfonso. Fagnano invece è stato promosso per iniziativa dell'attuale giunta, ma era stato nominato direttore dell'ASL Teramana, anch'egli dall'ex governatore del PD. La stessa Morgante aveva già ricevuto la proposta di assumere il ruolo di direttore generale proprio da D'Alfonso, ma che rifiutò per non lasciare la posizione ai vertici di Trenitalia. Adesso si attende la nomina del direttore del Dipartimento dell'Ambiente e quella dei direttori generali delle ASL di Chieti e dell'Aquila. Bisognerà nominare anche il direttore di quella di Teramo, posto lasciato vacante da Fagnano, e rimangono i riflettori puntati anche sull'ASL di Pescara, in quanto il mandato dell'attuale direttore volgerà presto a termine. Con 4 centri di raccolta, L'Aquila, Sulmona, Pescara e Teramo, l'Abruzzo è una delle regioni più attive per il sostegno della comunità italo-venezuelana alle prese con la crisi politica nel paese sudamericano. Aiuti che prendono forma grazie all'azione dell'ALI ONLUS, l'associazione dei latinoamericani in Italia. Vediamo il servizio. La grave crisi politica del Venezuela e la violazione dei diritti civili che ne consegue sta mettendo il paese sempre più in una fossa da cui sembra impossibile uscire. L'Abruzzo è la terza regione in Italia per comunità italo-venezuelana e milioni sono in Venezuela e figli di migranti italiani. È nostro dovere dunque sapere cosa sta succedendo, ma soprattutto venire a conoscenza della grande missione che già ha l'Abruzzo e quanto ancora tutti noi possiamo fare. Abbiamo sentito al telefono le testimonianze di Edoardo Lombruni, presidente dell'ALI ONLUS da Sulmona, e Giuseppina Sacco da Cappelle dei Marzi. L'Abruzzo sta facendo un immenso sacrificio per aiutare per quanto possibile a lenire la sofferenza dei malati, bambini e anziani del Venezuela. Stanno comunque aiutando, si sono organizzati in una associazione che si chiama Associazione Latinoamericana in Italia, ONLUS, e da ormai 4 anni raccolgono farmaci e presidi sanitari per inviare in Venezuela. La sede centrale è abruzzese, il presidente è o abruzzese, di origine venezuelana e italiana. Venezuelana. Abbiamo dato 18.000 kg di farmaci in Venezuela, più 2 container di presidi sanitari. Ulteriormente sono state inviate 12 macchine di dialisi. C'è una mortalità infantile pazzesca perché non ci sono proprio le cure, vaccini, cure, di latte, e non hanno perché il latte infantile non esiste e loro vanno alimentati col mango. L'Abruzzo come regione conta con 4 centri di raccolta. Siamo la regione che ha più centri di raccolta della comunità italo-venezuelana che confluisce nell'associazione latinoamericana in Italia ONLUS. Sono L'Aquila, Sulmona, Pescara, Teramo. Abbiamo dei nuclei di lavoro nella zona del Fucino, a Celano e ad Avezzano, a Lecce dei Marsi. E adesso la situazione in Venezuela è veramente tragica dal punto di vista umanitario. Il problema è una relativa mancanza di disponibilità da parte del governo attuale di Maduro ad un colloquio serio, trasparente con le comunità internazionali.
Problema caldo e sovraffollamento al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara, con enormi disagi per i degenti. La denuncia è arrivata questa mattina dal capogruppo dell'UDC Massimiliano Pignoli, che ha illustrato insieme all'assessore Nicola Dinisio una proposta da sottoporre all'assessore regionale per la sanità Nicoletta Verì per la creazione di ambulatori adiacenti il pronto soccorso per la gestione dei codici bianchi e verdi. Vediamo il servizio. Emergenza caldo, Pescara, assalto al pronto soccorso dell'ospedale civile, non è una novità. Assessore, lei stamattina è stata al pronto soccorso dell'ospedale, che situazione ha trovato? Rivolgere all'assessore Verì un tavolo dove abbiamo predisposto di fare degli ambulatori che possono prendere tutti i codici bianchi e verdi, che sono quelli che poi alla fine vanno ad intasare il pronto soccorso. È ovvio che queste novità già erano state portate al tavolo della regione e già era in programma di mettere degli ambulatori anche sul territorio con i medici curanti. Poi non è andato più a buon fine, non sappiamo, è ovvio, la motivazione, però ecco, questa cosa va riproposta perché è l'unico modo di poter risolvere il problema. Ci sono stati 339 accessi in pronto soccorso, di cui 65 gialli e 3 rossi, significa che la vita della persona è abbastanza messa a repentaglio, ma la cosa più assurda è che ci sono stati 216 verdi e 55 bianchi, che potrebbero essere curati tranquillamente o attraverso i medici base oppure andando, e voglio ricordarlo alla cittadinanza, alle guardie mediche. Questo bigliettino che io voglio far vedere alla cittadinanza, dove ci sono dei numeri disponibili. A che cosa serve? Serve alla consegna, appunto, alla consegna dei farmaci al domicilio, quindi significa che se si chiama questo numero si può ovviamente prenotare delle consegne dei farmaci al domicilio, l'accompagnamento per visite mediche programmate e improrogabile, la consegna da spesa alimentare. Ovviamente questa è rivolta alla cittadinanza, alla cosiddetta terza età, dove l'assessore ha anche le proprie competenze. Scriverò al sindaco poi e all'assessore Verì, in qualità il primo in qualità di presidente della commissione, presidente dei sindaci ristretti dell'ASL, la seconda in qualità di assessore alla sanità, perché questo protocollo debba partire immediatamente. Partendo questi, i problemi dell'ASL all'interno del pronto soccorso, secondo me, vengono sostanzialmente migliorati. È stato eseguito il test di posa in opera della resina sulla Via Verde. Ciò che è emerso è che le temperature sono troppo elevate e il lavoro è stato quindi rinviato a settembre. Verde discreto che si inserisce bene nel contesto, la segnaletica relativa ai percorsi e 100 metri indicativi di ciò che sarà la pista ciclopedonale Costa dei Trabocchi. A Punta San Nicola, in territorio di Vasto a nord, la Cogepi ha così steso un breve tratto di resina colorata, test che ha fornito elementi importanti. La colorazione è quella giusta, ma le alte temperature dell'asfalto, che sfiorano i 40 gradi, non sono ideali per un lavoro a regola d'arte. Dunque si è deciso di rimandare la delicata operazione a metà settembre con le condizioni ideali. Nel frattempo saranno illuminate le gallerie, realizzati segmenti di percorso in cemento armato nei tratti a rischio idrogeologico, dunque da Ortona a Rocca San Giovanni e da Casalbordino a Punta d'Erci, totale 7 chilometri, unica sosta nei giorni di Ferragosto. Un sopralluogo è stato effettuato dal presidente della provincia Mario Pupillo e dall'assessore Vincenzo Sputore. L'occasione è stata utile anche per lanciare un appello ai cittadini: la pista non può essere usata perché è un cantiere. Oltre a bici e pedoni, purtroppo qualcuno la percorre anche con moto, con auto, addirittura trattori, danneggiandola. Mario Pupillo. E questa la colorazione che è stata scelta, mi sembra ben adeguata, che si inserisce nel territorio, non spara, come si dice in termini visivi, ed è, diciamo, adeguata a quello che è il paesaggio, questo splendido paesaggio. Qui siamo a San Nicola di Vasto e quindi, ecco, è stato molto utile fare questo test. Una cosa che chiedo ai cittadini, veramente, quando si farà questa resinatura, di rispettare il divieto di transito, hanno qui divelto anche alcune barriere, perché la resina ha bisogno di 24 ore di riposo, altrimenti noi troveremo una qualità del lavoro
scadente, quindi disturbata dalle tracce dei pneumatici. Io spero che questo venga raccolto, perché in questi giorni stiamo vedendo manifestazioni e atti vandalici che sicuramente non vanno bene. Questo è un brand turistico, è un'opera strategica, costa 13 milioni di euro, sarà un volano dell'economia turistica della provincia di Chieti, non possiamo vanificarlo per stupidità di persone che non capiscono che questo è un patrimonio di tutti e tutti dobbiamo aiutarlo a farlo vivere e ad essere un'opera eccellente. E adesso spostiamoci a Penne, dove il Comune nei giorni scorsi ha firmato l'accordo per la realizzazione di una nuova arteria stradale nella zona artigianale presso località Ponte Sant'Antonio. La strada sarà collegata alla Statale 81 per dare linfa alle aziende presenti sul territorio. Vediamo il servizio a cura della redazione di Vestina News. L'area produttiva e artigianale di Penne presto diventerà funzionale. Infatti, dopo 13 anni di attesa, nei giorni scorsi il Comune di Penne, guidato dal sindaco Mario Semproni, ha raggiunto e sottoscritto l'accordo, espropriando i terreni con i soggetti attuatori per la costruzione di una nuova arteria stradale, così da poter collegare i capannoni, realizzati da tempo e mai aperti, alla strada statale 81. Adesso la palla passa ai soggetti attuatori, a cui carico c'è il costo dei lavori che riguardano la nuova arteria, il verde, i parcheggi e i marciapiedi. La strada dovrà essere costruita entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Considero questo traguardo la conclusione di un calvario per gli imprenditori che hanno acquistato i lotti e realizzato i capannoni artigianali per le loro attività. Ha esordito l'assessore alle attività produttive Gilberto Petrucci. Mi sono attivato immediatamente per risolvere questa criticità. Tre capannoni potranno finalmente essere operativi, altri lotti potranno invece ospitare altre nuove strutture artigianali. La realizzazione di questa nuova infrastruttura vuole essere anche una conseguenza di quello che è stato inserito nel bilancio di previsione 2019, dove la giunta comunale pennese ha deliberato agevolazioni fiscali per le nuove imprese che vorranno insediarsi a Penne grazie all'esenzione totale della tassa comunale sulla raccolta dei rifiuti nei primi tre anni di attività. Ma non sarà l'unica novità per quanto riguarda la zona industriale di Penne, perché nell'ottobre 2016 è stato raggiunto e installato anche la banda ultralarga per favorire l'innovazione e l'ammodernamento dei macchinari industriali. La zona del piano di insediamento produttivo di Penne inoltre è stata censita dai tecnici dell'ARAP e inserita nel portale per attrarre investimenti. Continuiamo a occuparci di viabilità, perché a Lanciano torna attiva la zona a traffico limitato nel quartiere storico di Borgo dopo la sospensione di un mese. Sono cambiate le diciture, adeguandole alle nuove disposizioni del Ministero dei Trasporti. È tornata attiva la zona a traffico limitato del quartiere Borgo a Lanciano. Dopo una sospensione temporanea durata esattamente un mese dal 10 luglio scorso, il varco numero 6 in ingresso da Corso Roma è stato ripristinato. Il pannello luminoso ha una nuova dicitura. Invece di varco attivo e varco non attivo, segnala apertura e chiusura del transito agli automobilisti con ZTL attiva e ZTL non attiva. Le diciture sono state sostituite in tutti i varchi della zona a traffico limitato della città, nei quartieri storici di Lanciano Vecchio e Borgo. È un adeguamento alle indicazioni del Ministero dei Trasporti, che prevedono in segnaletica verticale il tradizionale simbolo ZTL insieme al pannello integrativo con il periodo o i giorni di vigenza di limitazione del traffico e la fascia oraria di divieto. In città si trascinano da anni le polemiche, soprattutto in merito alle multe. Anche nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per il rimborso di infrazioni annullate dai giudici di pace per la ZTL. Siamo finalmente giunti alla pagina sportiva del nostro telegiornale, che inauguriamo parlando del Pescara Calcio. Riprendono oggi gli allenamenti del Delfino con una seduta pomeridiana. Dopo il passaggio del turno in Team Cup contro il Mantova, i biancazzurri preparano la gara del prossimo round di domenica prossima contro l'Empoli dell'ex Mancuso, tra l'altro, partita che si giocherà allo stadio Castellani alle ore 20:30. Domani sera invece all'Aragona di Vasto il Pescara parteciperà a un triangolare con le compagini di Serie D Bastese e Pineto. Ascoltiamo ora il Jolly, Cristian Vento, autore del gol decisivo di due giorni fa. No, vabbè, io sto vivendo tranquillo, ogni giorno mi alleno al massimo, cerco di dimostrare che comunque non lo nascondo, ma
spero con tutto il cuore di avere una chance di rimanere qua a Pescara, perché in primis è sempre stato un sogno che sto cercando da anni, di rimanere qua a Pescara, e spero che quest'anno si possa realizzare. Oh, per me sarebbe veramente un orgoglio rimanere a Pescara, perché io sono pescarese e sarei il ragazzo più felice del mondo a poter giocare per la squadra della mia città. Ma penso che questo gol lo sognavo da anni, anche non lo so, sinceramente non ho parole, sono solo contento, voglio godermi questa serata al massimo. Io sto dando il massimo, poi quello che deciderà il mister e la società di tenermi o meno, io sono a disposizione al 100%. Spero che possa giocarmi una chance qua all'Adriatico, ne sarei molto contento. Io fin da ragazzino ho sempre giocato mezzala, poi negli anni in Serie C ho sempre fatto il quinto, però se devo dire la verità, a me il ruolo che mi è sempre piaciuto fare è la mezzala. E spero di consacrarmi in questo ruolo e di andare avanti per questa strada. Allora, io ancora mi devo studiare bene come caratteristiche di mezzala, devo dire la verità, quindi mi hai spiazzato un po' con questa domanda. Max è un giocatore per me straordinario, infatti guardo molto lui in allenamento perché mi ci rivedo un po', perché lui è un grande incontrista, però ha anche qualità e si inserisce molto bene. Io ancora qualcosina devo migliorare negli inserimenti e pure nella posizione in campo. Però penso che non siamo così diversi come giocatori. Grande tensione tra Teramo Calcio e FC Bonolis. In base a un accordo stipulato con l'ex presidente del Teramo, Campitelli, la Bonolis ha un contratto in esclusiva per la gestione della scuola calcio fino al giugno 2020. Un accordo che il neopresidente Iachini ha deciso di interrompere in anticipo. I vertici della Bonolis a questo punto stanno valutando proprio in questo momento l'opportunità di un'azione legale. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Massimo D'Aprile, una conferenza stampa accorata per mettere delle cose in chiaro, per dire la Bonolis è sempre stato parte integrante del Teramo, chi ne fa parte ha il Teramo tatuato sul cuore, però vogliamo far valere i nostri diritti. Ma è ovvio, anche perché stiamo parlando di una scuola calcio che negli ultimi 5 anni ha investito circa 1 milione di euro sui ragazzi, però in questo momento ci interessa che se c'è un contratto venga rispettato, perché è giusto che sia così, e poi finito quel contratto logicamente ognuno è libero di fare quello che vuole. Facciamo fatica a capire quali siano le motivazioni reali che abbiano spinto, senza neanche fondamentalmente conoscere il nostro lavoro e conoscere noi, una società come il Teramo, a rifiutare a una scuola calcio che in questo momento in ambito abruzzese solo dopo il Pescara è seconda. Però ognuno è libero di fare quello che vuole. Noi abbiamo incontrato il presidente Iachini, ha detto tranquillamente che sarebbe voluto ripartire, gli abbiamo dato la mano dicendogli che con noi avrebbe sempre trovato tappeti rossi, però in ogni caso ora questa fretta, andando contro degli investimenti fatti da parte della nostra scuola calcio e quant'altro, la vedo una cosa fuori luogo, senza una reale motivazione di base, anche perché il contratto che c'era con il Teramo è un contratto che presuppone che la Bonolis investe e la Teramo Calcio ne beneficia, quindi non c'era nessun aspetto economico di cui la Bonolis poteva avvantaggiarsi. Hai paventato anche, diciamo, qualche possibile, tra virgolette, scippo da parte proprio in casa Bonolis? Se quando io stavo nel Teramo Calcio succedevano determinate cose, chi le faceva andava fuori, quindi voglio dire, nell'entrare sul mercato bisogna avere rispetto di chi c'è, anche perché se poi si chiede la collaborazione bisogna meritarsela. Nella scuola calcio non è che ci siamo arricchendo, perché se vai a vedere i bilanci sono aperti, possono venire tutti quanti a vedere che noi ci rimettiamo pure i soldi. Allora, giunto a sto punto, preferiscono di associarsi a una scuola calcio che la Lisciani, con tutto il rispetto, però è nettamente inferiore alla nostra, perché noi abbiamo 320 persone, 330 mi ricordo, e la Lisciani non ci arriva, cioè non lo so se ci arriverà, ma non è tanto quello, è che si vedeva il confronto anche in campo quando giocavamo contro, no? Da 5 anni noi lavoriamo per la Teramo Calcio, è una società che già esiste, quindi magari
magari avremmo avuto voglia, ecco, di un confronto più aperto, non quello che è stato all'inizio di questa esperienza del presidente Iachini, in cui palesemente lui ha dichiarato di non conoscere il calcio, di non conoscere le dinamiche calcistiche. Quindi magari in questo momento in cui lui è più entrato nei dettagli, più entrato in questa realtà, magari un confronto in cui si chiarivano tanti aspetti, no? E magari avremmo potuto trovare una quadra in cui per poter operare insieme. Una coda legale non è nei vostri auspici, quindi, però potrebbe essere possibile. Io in tribunale non ci sono mai andato e non ci voglio entrare. Logicamente, però, questa è un'attività che ha tanti investimenti, dove ci sono tanti sacrifici, e quindi è giusto che le cose scritte vengano rispettate. Finite le cose scritte, ognuno è libero di fare quello che vuole. E adesso una notizia appena arrivata, perché proprio pochi minuti fa, sempre a proposito ovviamente di sport, è stata sorteggiata la prima giornata della Serie D, che si disputerà il 1° settembre. Come già vedete dalla grafica, nella prima giornata si fronteggeranno il Porto Sant'Elpidio e il Giulianova, l'Avezzano e il Campobasso, Jesina contro Recanatese, Matelica e il Cattolica San Marino, l'Agnonese e il Montegiorgio, Pineto Atletico Fiuggi, Notaresco Vasto Girardi, Tolentino e la San Giustese e Lavastese contro il Chieti. Era l'ultima notizia, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che tutti i nostri servizi li potete trovare sul canale YouTube della nostra emittente e sul sito www.tv6.it. L'informazione del TG6 torna questa sera alle ore 19. Io vi auguro una buona giornata e grazie per essere stati con noi.